Come va, Cesar? Sento. Oh, grazie, Cesar, davvero sei stato un grande, non solo in campo, ma direi anche in questa serata piena di intoppi, piena di peripezie, piena di disguidi tecnici, tattici. Insomma, la tattica che ci avevamo questa sera non ha funzionato, Cesar. Una tattica, l'allenatore ha sbagliato tutto stasera. Può capitare. Senti, come stai, Cesar? Tutto, io no, mi vedo, Ah, ma no, non devi non so vederci, dove devo fare. non devi vederci, tu tranquillo, stai in primo piano, va bene così. No, dicevamo, come stai? Io bene, sono qua a Roma, già fa un mese che sono qua a fare la riabilitazione, va andando molto molto bene e sono contentissimo di quello che sto facendo e quello che stanno facendo qua per me. Una tipo tua è più impegnativa di quando facevi gli allenamenti, mi sa, di quando eri abile arruolato. Io non sono mai andato in palestra. Io ci andavo in palestra quando era obbligatorio, quando il prof ci obbliga a fare l'attivazione, ma poi no, non ci vado mai in palestra. Adesso ci ho fatto un mese di seguito in palestra, quindi già per me è qualcosa di nuovo. Ti stai facendo il fisico, insomma, Cesar. Sì, sto lavorando moltissimo e mi stanno facendo lavorare molto. E sono contento, come ti ho detto, sono contento di quello che sto facendo perché va molto molto bene. Da quanto ci aspettavano loro, sono troppo Bene, bella notizia questa. Senti Cesar, prima di farti parlare con Luca Giovannetti, con Sandro Saldelli e con Marco Crisostomi, non ti terremo tantissimo, anche perché mi sembra che qualche cosa. No, c'è ancora? Sì, volevo chiederti questo. Tu hai seguito la Ternana durante la tua assenza, sia in televisione che allo stadio, perché eri presente anche allo stadio. Per esempio, la partita con l'Alessandria, che come l'hai vista questa partita? Soprattutto, voglio dire, tre punti importanti perché salvezza quasi acquisita, diciamo acquisita, insomma al prossimo anno si rigioca in Serie B, Cesar, e questo è l'importante, no? Sì, io l'ho visto bene, molto bene, mi si era preparata molto molto bene. E gli abbiamo fatto magari non bellissimo nel gioco, ma sul piano di tatticamente di come fermare loro e ripartire, l'abbiamo fatto alla grande e si è visto. Abbiamo fatto 3 gol a una squadra che anche come noi sta lottando per la salvezza e si giocava tutto. Quindi abbiamo vinto una partita molto molto importante e i ragazzi li ho visto in uno spogliatoio e sono molto contento e adesso per me giocheranno più tranquilli, più livello di tranquillità, saranno più sereni, punteranno più a divertirci da qui alla fine, sempre puntando a fare il miglior risultato possibile. Senti, io un'ultima cosa, poi davvero do la linea agli amici. No, volevo dirti questo, perché tu di gol belli ne hai fatti tantissimi, però oh, quello di Celli non è stato male, Sì, Cesar. mi ha mandato un messaggio, io ho parlato nel spogliatoio che gli ho detto che mi doveva pagare qualcosa perché quel gol lì mi faceva ricordare a tanti gol che ho fatto io. Quindi lui mi ha detto, sempre scherzando, che lui pagava qualsiasi cosa per fare tutti i sabato quei gol. Ma era molto contento, io sono contento per lui che ha trovato la via del gol, ma soprattutto che ha fatto una partita veramente bella. Quale vi ricorda di gol che hai fatto tu, quello di Celti? Ricorda quello di Perugia. Bravo, esatto, preciso. Sì, l'ho detto, abbiamo parlato di questo e mi ha fatto molto ricordare quel gol lì. Luca,
Ciao Cesar, come hai vissuto il messaggio di Partipilo che ti ha dedicato il suo gol? Era il gol del 2-0 in occasione della vittoria di Parma. Un bel gesto, no? Bella manifestazione di affetto. Come sapete, con Partipilo abbiamo un'amicizia molto, molto, molto importante, al di là del calcio. Poi fuori siamo molto molto amici, siamo sempre insieme, ci vogliamo molto bene, io lo voglio molto bene, e per questo che non per questo che ha fatto, sino per come è la persona che è, e poi questo ha dimostrato il ragazzo che è, no? E mi ha fatto emozionare tanto, come mi ha fatto emozionare quelle striscioni che hanno fatto lì per me. Quella partita mi ha fatto emozionare, è un momento molto difficile per me, però passerà in fretta, perché io, come vi ho detto, anche mia moglie era un po' triste di questa cosa che sto vivendo, ma sono cose peggiori nella vita che succedono e magari non si possono risolvere, e questo sicuramente e sarò più presto possibile in campo. Sandro, vuoi chiedere qualcosa a Cesar? Sì, Cesar, ciao, intanto in bocca al lupo, ti aspettiamo con ansia perché sei il nostro faro, per cui sei importantissimo. Volevo chiederti, prima dell'infortunio ovviamente c'è stata una parte di campionato importante, qual è il tuo bilancio fino a quel punto sul tuo campionato e quali differenze hai trovato rispetto alla Serie C? Fino a quel momento lì stava andando tutto molto, molto bene, a livello magari di risultato non tanto, però a livello a livello personale stava andando molto bene e ero molto contento di quello che stavo facendo. Poi è arrivato questo momento qua e va bene, sono cose che capitano nel calcio. E poi della serie C alla serie B, tutti sappiamo che è molto diverso, c'è molta più qualità in serie B, ci sono squadre molto molto forti che faranno lo stesso campionato che stanno facendo in Serie B, possono fare anche in Serie A, quindi sono giocatori molto importanti che stanno giocando oggi in Serie B, quindi che dalla Serie C a Serie B il livello cambia della qualità, la qualità di gioco. Marco? Senti, secondo te dove può arrivare questa squadra in queste ultime 7 giornate che giocherà con la testa libera più serena? Ci può arrivare? Io mi auguro che arrivi più alto possibile, perché per il bene di tutti. Io sono qua da fuori, magari non posso dare il mio contributo, però io ho parlato molto con i ragazzi e sono molto fiduciosi che queste 7 partite che mancano, 7-8 partite che mancano, lo faranno con tanta voglia di arrivare a ottenere quell'obiettivo lì che ci abbiamo messo a inizio anno. Senti, ma lo sai che il tuo infortunio ha fatto cambiare anche il modulo a Lucarelli, insomma, si è passato altri 5-2, eh? No, ma guarda che stiamo facendo molto bene, a me non mi è dispiaciuto come stiamo affrontando le partite, magari sì, ci manca un po' di lavoro per fare questo 3-5-2, però i ragazzi lo stanno facendo molto bene e io sono contento per loro perché stanno trovando fiducia nel risultato e a livello di gioco, e noi siamo una squadra che a livello di gioco quando giochiamo da Ternana possiamo fare male a chiunque, lo stiamo dimostrando in queste ultime 3 partite, abbiamo fatto molto bene.
Luca? Cesar, parlando con i medici e con i fisioterapisti che ti seguono, avete immaginato una possibile data per il ritorno agli allenamenti con la squadra oppure ancora è prematuro? Si parla di arrivare il più presto possibile, però io sono appena all'inizio, so che manca tanto, sono molto contento di come sta andando perché veramente non mi aspettavo una guarigione così veloce del ginocchio, e che sta andando molto bene. Già prossima settimana, se tutto va bene, già inizio a fare un po' di campo e da lì poi tornerò a Terni e farò tutto con il fisioterapista di Terni e con i prof di Terni. Da lì poi dipende solo da come reagisce il ginocchio. Intanto fai qualche palleggio, abbiamo visto in un video su Ternana News che è cominciato a palleggiare. Quello l'ho detto a tutti, quello è un po' di fumo che ho fatto lì con un video che facendo quel palleggio, poi la palla non è una palla vera, è una palla di spugna, come si dice, no? Però bene, mi sento molto contento perché mi hanno detto che sono troppo avanti di quello che ci aspettavano, quindi sono molto contento. Allora, non so se Sandro o Marco volete, non vorremmo approfittarne tanto della disponibilità perché dalle 9, da 2 ore circa che ci stava aspettando, quindi ti ringraziamo perché sei stato gentilissimo, hai avuto comprensione di quelli purtroppo che sono stati i problemi. Senti, ma quanto ti manca? Ti mancano i ragazzi, i tuoi ragazzi, i bambini e la signora? Sì, ci manca tanto, mi mancano tantissimo perché sono in questo momento sono la cosa più importante che ho, che mi danno la voglia di continuare a lavorare tutti i giorni. Mi vengono a trovare venerdì, sabato e domenica perché vanno a scuola, in settimana vanno a scuola i bambini, quindi vengono solo venerdì, sabato e domenica e ci vediamo un po', ma sì, mi mancano tanto, in settimana mi mancano che fanno casino sempre, quindi quella cosa lì mi manca a morire. Immagino, vuol dire, sono bambini che si fanno sentire, insomma, che fanno compagnia, Senti, ma si fanno sentire con... Senti, ma il piccolino, che tu hai una femminuccia e un maschietto, giusto? Ma sì. Il maschietto accenna qualche piccolo palleggio oppure è ancora troppo piccolino? Le piace molto, però adesso sta facendo un po' di fatica perché lui ha problema di la vista, ha un po' un problema che lui vede con tutti e due occhi bene, però fissa un lato solo, quindi quando si allena un po' alla sera va un po' in difficoltà con le luci, così che lo fanno andare un po' fuori, però le piace moltissimo. Io penso che quando migliorerà questa cosa qua andrà un pochino meglio. Ma fino adesso fa un po' di fatica in quella cosa lì. Le piace molto. Senti, stai a 185 presenze, se non vado errato, con la Ternana, con 44 gol realizzati e 26 assist. Insomma, sono numeri sicuramente importanti, Cesar, l'obiettivo è quello di tagliare quota, di arrivare a quota 200 già nel girone d'andata del prossimo campionato, immagino. Sì, questo, ma io voglio solo fare il massimo con la Ternana. Se possiamo fare il prossimo campionato qualcosa di straordinario, meglio. Però sì, arrivare alle 200
partite con la Ternana sarebbe molto bello. Senti, ma Bandecchi l'hai sentito? Oh, l'ho sentito nel spogliatoio. Spogliatoio che ci va sempre, ci parla con i ragazzi, ci va in campo per stare sempre insieme con tutti, perché lui ci tiene tanto a finire bene questo campionato e già da questo campionato lui già pensa già a preparare il prossimo, quindi è uno che ci tiene veramente. Beh, vado a dire, tu il prossimo non hai problemi, no? Penso che no? Rosso verde a tutti gli effetti. Che senso? No, nel senso, voglio dire, rimani a Terni, no? Nel senso che non. Sì, sì, fino adesso io sto a Terni, io non mi muovo da Terni, fino a che non mi dicano che devo andare via, io sto qua. C'ho l'impressione che ti trovi leggermente bene a Terni. È un'impressione mia questa. Sono andato in Messico, che ho fatto la scelta più sbagliata che mi è capitato in questa piccola carriera che ho fatto, ma beh, sono molto contento della scelta pure che ho fatto di venire in Serie C, perché sapevo dal primo giorno che avremmo vinto il campionato e l'ho detto alla prima intervista che ho fatto che la squadra aveva tutto per vincere il campionato, l'abbiamo fatto e adesso mi sto godendo, adesso no, però mi stavo godendo questo momento della Ternana in Serie B, che pure il prossimo anno faremo cose molto, molto importanti. L'ultimo giro di domande poi lo lasciamo, perché dovrà andare anche a dormire domani mattina. A che ora inizi la mattina? Io al mattino mi alleno sempre alle 10, quindi non è che mi sveglio prestissimo. Okay. Senti, ma ti aspettavi tutto questo affetto da parte della tifoseria, della città soprattutto? Un po' sì, un po' no, perché più di sì, perché sempre mi hanno dimostrato molto, molto affetto, però poi era difficile, perché era un momento molto complicato per la Ternana, magari che qualcuno si possa avere, come si dice, arrabbiato per il momento, magari che stavano dando, che avevamo un po' di difficoltà con il Covid, poi questo infortunio, ci mancano tanti giocatori, magari, e quello ci stava, quello che si è arrabbiato perché non come si dice, non sarebbe le altre partite, quelle che era dispiaciuto perché mi ero fatto male, magari era quella cosa lì, però no, sono più quelli che mostrano gli affetti che quelli che no. Sandro? Sestra, domanda secca, in quest'ultimo anno e mezzo, qual è il gol che ti ha dato più gioia tra quelli che hai fatto? Da questi 2 anni pure in Serie C? Sì, quest'ultimo anno e mezzo intendo, sì. Serie C e quest'anno, l'anno scorso e quest'anno, insomma. Serie C è quello che mi ha fatto più emozionare, è stato quello con l'Avellino, subito che abbiamo vinto il campionato. Per il momento, perché quel gol ti faceva vincere il campionato. Poi da quest'anno il gol più bello sicuramente il contro Crotone. Sì, certo. Cesar, quanto è dura fare il tifo davanti alla TV? È dura, perché io già non c'ho più unghie, non mangio le dita. Però sì, è molto difficile, perché io l'ho detto a un collega vostro che mi ha fatto un'intervista nel giorno, che
sì, che è difficile stare dall'altro lato dalla TV guardandola da fuori, magari che dici no, può sbagliare quel passaggio, no, è molto difficile stare fuori, molto molto difficile, poi stare in campo è un'altra storia. Per me è così, adesso la sto soffrendo molto, però passerà in fretta, già sarò la prossima settimana sarò già a Terni e comincerò a stare un po' insieme con i compagni, farò già il campo e sarà molto molto diverso tutto, però sì, sono compromette in TV. Beh, già rientrare nell'ambiente, no? Insieme ai tuoi compagni, fra altre cose, anche a loro manchi parecchio a sentire proprio nelle interviste e quando si parla con i tuoi compagni di squadra. Il Falletti manca nel gruppo, perché il Falletti, lo ricordiamo, è spiritoso, è gioviale, è simpatico, quindi viene in armonia, in allegria anche il gruppo stesso. Quindi anche per te però sarà sicuramente più facile, no? Un periodo più facile, perché poi potrai scambiare qualche battuta con i tuoi compagni, con l'allenatore, con il preparatore. Ti arrabbierai magari perché ti fanno lavorare troppo, il professor Bartali ti farà lavorare Quello troppo. sicuramente. Però sarà importante rientrare nel giro, nel gruppo, in quello spogliatoio, no? Perché io come Antonio, Mattia, Bruno, siamo quello che mettiamo la musica nel spogliatoio, che facciamo un po' di Oddio, casino, che senti, facciamo sì. sentire ai ragazzi di stare un po' sereni, e quello mi manca, quello di mettere la musica, di ballare insieme. Pure prima delle partite mettiamo un po' di musica per stare più sereni, rilassati, e va bene, quello che me manca, lo spogliatoio, la musica, le battute, ridere con i compagni, quello mi manca. Ma sì, ma ora che non so quale tipo di musica possa proporre Proietti o quale tipo di musica possa proporre No, mettiamo un po' Martella, ma la di musica, tutto. senti, ma la musica di Palumbo, però voglio dire, non credo che sia. Quelle le immaginate, dai. Sì. Senti, ma ne fai più quelle che le facevi più quest'anno, dico, perché poi ci stanno diversi compagni nuovi. Quelle situazioni che facevi 2 anni fa, come si chiama? Super Mario. Super Mario? Lo facevi Quella non anche. l'abbiamo fatto più perché è creato di tutto questo era Fabio Girauno, quello che faceva tutto, però no, quest'anno ci divertiamo ma diversamente, sempre con la musica, ballando e scherziamo con i compagni, quindi però c'è un bel gruppo, c'è ragazzi per bene, pure ragazzi che sono arrivati nuovi, si hanno adattato più a questa cosa perché magari non erano abituati a Abituati. sentire la musica prima delle partite, ci sono abituati e sono tutti nella stessa sintonia, siamo tutti uniti, c'è un grande gruppo e questo è quello che fa la forza di questo torneo. Senti, le ultime due cose, a 7 partite, quanti punti fa la Ternana? Sbilanciati, dai. Perché poi è colpa mia, Paletta ha detto che facciamo 2 punti, ma non fatto. No, No, io penso che i ragazzi entreranno in campo per fare delle 7 partite, vincere le 7. Io so la mentalità che hanno, la mentalità che ha il mister di giocare le partite sempre per vincere, quindi. Però mi aspetto che faranno tanti punti, dai, non dico quanti punti, però che vabbè. faranno tanti punti, faranno fino alla fine per arrivare più alto possibile. Bene, senti, noi, io ti,
noi ti ringraziamo noi tutti, non solo io, a MPR Channel ti ringrazia. Abbiamo cercato, i tecnici hanno lavorato per cercare di ovviare a quelle problematiche che sono insorte, ci siamo riusciti, ma ti dobbiamo ringraziare perché sei stato davvero, scusa, molto molto paziente. Quindi speriamo di riabbracciarti e rivederti presto all'Antistadio Taddei o al Liberati, però vorremmo che tu terminassi questa nostra chiacchierata magari salutando anche la tua signora Caterine e i due bambini che probabilmente ti staranno anche guardando a quest'ora, anche se è un po' tardi. Un po' ansiosi perché non si vedeva la TV, mi mandava un messaggio, non si vede, che succede, che non ti vedo. No, ma stai tranquilla che risolveranno. Ma no, gli voglio sì, mandare questo saluto grande a mia moglie, ai bambini miei che li amo con tutto il mio cuore, che in questo momento mi mancano da morire. Lo so che stanno sempre con me, anche siamo qui vicino, però siamo sempre insieme, dai, per messaggi, per videochiamate, sempre siamo un po' insieme, però mi mancano veramente questo momento, che non possono stare qua con me. Pure mia moglie fa fatica a andare via quando viene qua a Roma, e quindi questo mi manca, dai, mi manca la famiglia. Già, se tutto va bene, già la prossima settimana già torno a casa e sarà tutto molto diverso. Quindi vi mando un saluto grande a mia moglie, ai bimbi, che vi amo da morire. E noi ti ringraziamo tantissimo e speriamo appunto di rivederti al più presto possibile. Dai, che passa presto. Ciao Cesare, ciao, buona Cesare, serata. Grazie. Ciao, buon ritorno. Ciao, buona serata. Grazie a te, mamma mia, che spettacolo. Veramente è stato di una cortesia, di una gentilezza incredibile.